attori su vari tali molto attenti. Per esempio, la negazione del diritto alla parola o all'informazione. E allora, al di là poi del fatto che noi possiamo essere d'accordo con uno o con l'altro, cioè quell'assioma che si è sempre attribuito a Voltaire, che invece Voltaire non scrisse mai, ma che ha una sua validità. Io non condivido quello che tu pensi, ma sono capace di dare la vita che tu possa dirlo. E che è bello da dire, ma non si applica quasi mai. E invece sarebbe interessante, no? No, dico, ma non necessariamente dobbiamo essere d'accordo su un determinato tema per poter dire, oh, tu hai la libertà. Quando questo diritto o questa negazione di diritto viene stesa a un organo di informazione, secondo me è un settore preoccupante e noi dovremmo, o per la storia, che abbiamo vissuto la storia che sta dietro di noi, le generazioni precedenti, dovremmo essere capaci di dire. Per quello vorrei invitare Mauro Toffetti a raccontarci di quello che sta succedendo a un organo di stampa che si chiama Radio Radicale, che sta lottando per la sua